In apertura in questa edizione ci occupiamo del bollettino Covid di oggi. Rispetto a ieri è salito il numero delle vittime positive al virus, mentre dopo settimane di crescita si registra un leggero calo nei ricoveri. Ma per il dettaglio di tutti i dati abbiamo in collegamento Antonella Micolitti, a cui cedo subito la linea. Buonasera Antonella. Buonasera Paolo, una buona serata ai telespettatori del TG8. Diego Martelli ed io ci troviamo nel cuore di Pescara in Piazza Salotto per questo sabato surreale, perché le vie del centro, come vedete, sono pressoché deserte. Sono stati intensificati i controlli da parte delle forze dell'ordine per evitare assembramenti e situazioni di potenziale pericolo contagi. Ma ora vi voglio subito fornire i dati del bollettino Covid per questo sabato 6 marzo. Oggi in Abruzzo si sono registrati 442 nuovi casi positivi di età compresa tra 7 mesi e 98 anni. Sono stati eseguiti 7.396 tamponi, 5.458 tamponi molecolari e 1.848 test antigenici. Lo dicevi tu, Paolo, prima, purtroppo alto il numero delle vittime, con un più 25 rispetto a ieri, e sono 1.791 in totale le persone decedute in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza ad oggi. Veniamo ai dati confortanti: più 425 i guariti rispetto a ieri, per un totale di 42.046. Gli attualmente positivi invece in Abruzzo sono 13.107, con un meno 9. Anche per quanto riguarda gli ospedali, ne hai parlato tu, c'è stato un leggero calo per quanto riguarda dei ricoveri dopo tanto tempo: 631 i pazienti ricoverati in area medica, meno 26, 86 ricoverati in terapia intensiva, meno 1, 12.390 sono le persone in isolamento domiciliare con un più 18. E ora vediamo i casi provincia per provincia: 95 registrati in quella dell'Aquila, 140 a Chieti, 112 a Pescara, 93 a Teramo. Dunque le province di Chieti e Pescara si confermano come quelle che hanno anche oggi il più alto numero di casi. Veniamo al tasso di positività calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici, che oggi è pari al 6%, il doppio della percentuale di ieri. Paolo, questi sono i numeri che noi diamo, però bisogna dire che dietro a questi numeri si celano storie, storie a volte liete, di guarigione, ma storie anche drammatiche, come quella che vogliamo raccontarvi e che ha fatto anche oggi un po' il giro dei media. Partiamo da Pianella, nel Pescarese. A distanza di un'ora, l'una dall'altra sono morte per il Covid, madre e figlia, che ricoverate in due ospedali diversi della regione. La mamma di 92 anni e la figlia di 59 anni. Le due donne si erano contagiate qualche giorno fa e recentemente c'è stato purtroppo un peggioramento, e per loro non c'è stato nulla da fare. E a distanza di un'ora si sono spente per il Covid, prima la mamma e poi la figlia. Due comunità, quella di Pianella e Capitignano, in lutto e sono sgomenti di fronte a una storia di questo tipo. È proprio per questo, proprio per chi non ce l'ha fatta, che dobbiamo mantenere il buon senso e rispettare quelle regole semplici. È inutile ribadirlo per cercare di evitare nuovi contagi, di raffreddare la curva e soprattutto di allontanare il prima possibile questa pandemia che ci ha colpito come uno tsunami. Non so, Paolo, se hai domande da studio. Sì, Antonella, volevo soltanto chiederti semplicemente, anche per ricordarlo a tutti noi, hai parlato prima di test antigenici, continua lo screening di massa a Pescara, è così? Sì, il Comune anche questo fine settimana ha voluto, in collaborazione con l'ASL, naturalmente, lo screening di massa. Si è svolto stamattina e anche domani si svolgerà, lo ricordiamo, al Palafiere di Fontanelle. Sono state 40
sono state 4.200 le persone prenotate sul sito del comune. Stamattina, nonostante la pioggia, c'è stata una grande partecipazione da parte dei cittadini che si sono sottoposti ai cosiddetti test antigenici e ai tamponi rapidi che consentono di avere il risultato in poche ore. Dunque si proseguirà anche domani e l'assessore comunale Eugenio Secci ha detto che gli screening sono previsti per la cittadinanza di Pescara anche nei prossimi fine settimana. Io direi che da Pescara è tutto, ti restituisco la linea, ti auguro una buona serata a te come ai telespettatori del TG8.